Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusami per la location, ma allora, nel mio video ASMR è ormai diventata una cosa fissa. Nei miei video normali non tantissimo. Sono nel mio bagno, ovviamente, se non l'avreste capito, però per il video ci poteva stare. Perché le cose che ho sono io nel bagno. Che tra l'altro è il luogo più fresco, tra l'altro, della casa. Sì. Devo tenere le cose. Allora, sono andata un paio di giorni fa, forse. Sentite il rumore della lavatrice, mi dispiace. Perché devo sentire se il corriere arriva, quindi devo lasciare la porta del bagno aperta, tanto sono sola in casa, quindi, allora, stavo dicendo, sono andata in centro di Torino perché, allora, praticamente volevo andare da tanto, tanto, tanto tempo in un negozio che si chiama Lush, non so se lo conoscete, è un negozio che vende tutti i prodotti naturali, saponette, scrub, di tutto di più, ma è buonissimo, io lo adoro. Normalmente andavo alle Gru di Grugliasco, che è un centro commerciale che c'è a Torino. Purtroppo, spero temporaneamente la lasci lì, ha chiuso. Spero temporaneamente. Comunque sono dovuto andare in quella di Via Garibaldi, che si trova nel centro di Torino. Fortunatamente è aperta quella e quindi ho comprato delle cosette che vi farò vedere. Ovviamente mancano due cose all'appello perché mia madre se le ha prese furtivamente. Parto con le cose di mia madre che non vedrete corporeamente, anche perché penso che le abbia già usate addirittura. Le ho prese ovviamente. Ripeto, forse qualche, non proprio una settimana fa, ma sì, forse una settimana fa, ormai già passata. Comunque, ho preso due saponi, uno si chiama Sultana, perché è fatta con l'uva sultanina, che rimane più morbido, ed è quello che appunto ho regalato mia madre, che più o meno un panetto così, mi è costato almeno sui 7 euro qualcosa, contate che sono tutti prodotti naturali, eccetera, eccetera, 7 euro e qualcosa, comunque abbastanza bello grosso. Contate che la saponetta comunque si può usa, veramente dura tantissimo, si può usare in diversi modi. Tipo Sultana si può usare sia per il viso sia per il corpo. Io ad esempio invece la mia saponetta, che so che la farò vedere, che non l'ho ancora usata perché c'ho ancora quella vecchia, perché per precauzione me la compro prima. È questa qua, si chiama Sex Appeal, ma in teoria si chiamava, almeno io la chiamo ancora, 9 agrumi e mezzo. Infatti agrumi, questa qua, che è ripiegata qua, potete vedere. E ce l'ho appunto anche nella vasca da bagno che sta, cioè nella vasca da bagno che è là, che voi non potete vederla. Praticamente è di colore giallo, poi magari ve la mostrerò quando l'aprirò e vi farò la recensione se vorrete. È fatta appunto con 9 agrumi e mezzo, perché se la apro non la chiudo mai più, perché ci sarebbe un altro pezzettino qua sopra. Poi magari ve la farò vedere. È buonissima ed è uno scrub perché ha le bucce d'arancia, di limone, tutti gli agrumi e quindi io ne taglio comunque un pezzettino tipo di qua, ne taglierò una strisciolina così, più o meno, e la passo su tutto il corpo, fa una schiuma abbastanza giusta e la uso soprattutto quando torno da piscina, lago, sfortunatamente non mare perché non sono ancora riuscita a vederlo. Sì, è una cosa molto triste. Questa qua l'ho pagata, se non sbaglio, sugli 8-9 euro, non mi ricordo, ma contate che è bello grosso, cioè mi dura un casino, mi dura. Ed è fantastico. Si può usare anche un po' per il viso per attenuare i brufoli, perché appunto è fatto con i limoni, con tante cose, non riesco a leggere nulla, se non mi leggere gli ingredienti. C'è addirittura il lime, c'è anche il geranio, la citronella, molto bene. Fatto le zanzare. Sapete che io odio le zanzare. Comunque è veramente, veramente buono. E le saponette durano molto di più rispetto magari ai prodotti nei vasetti, però i vasetti io compro comunque, tipo di scrub, queste cose qua, se ne riportate indietro, adesso non mi ricordo quanti, 3 o 4, vi danno una maschera viso e vi mangio. Poi mi hanno regalato come campioncino, non ho fatto chissà quale acquisti perché costa un po' caro come negozio, si chiama Rub Rub Rub, è un gel doccia scrub, ovvero, adesso si chiama Rub Rub Rub, ma è dubbio che mi sia tollo 13, però quando ho scritto Rub Rub Rub, provami, sarebbe questa qua, non so se lo vedete, io metto focus, se riesco, focus. Beh, si chiama Rub 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 e appunto poi ovviamente lo userò che è uno scrub. C'è scritto entro il 31/1/2021, ma non c'è pericolo. Lo userò molto prima. E questi qua esempio hanno una scadenza molto specifica perché appunto sono prodotti naturali. E invece mia madre gli ho dato la crema alla lavanda e, per non sbaglio, patchouli, che è emolliente, si usa anche dopo la depilazione. L'ha già finita, perché il pirottino è piccolo, quella va giù di crema, che è una bellezza.
idratare, perché io creme le uso ma non tantissimo. Diciamo, uso massimo la crema solare, la crema dopo sole e la più che altro cose anti zanzare. Su sono creata una mia crema, poi ve la farò vedere. Comunque, per prodotti della Lush ho preso solo questi. Più avanti, se riuscirò, magari vorrei comprarmi di nuovo qualche bomba da bagno, sono quelle palline che si buttano nella vasca, perché ho sia la vasca che la doccia, perché basta che tiro la tenda, che non serve a nulla, per farmi la doccia, appunto. E questi sono stati i miei acquisti, ho speso più o meno, se non sbaglio, sui 13 euro, quindi 7, forse l'altra l'ho pagata di meno, non mi ricordo. Comunque, sono stata contentissima perché veramente era tanto tempo che andavo da Lush, vi invito ad andare nel sito, c'è cioè il sito della Lush, se riesco ve lo lascio sotto, se no basta che schiacciate lush.it vi apparirà, magicamente, online. Potete acquistare pure online, infatti, e i pacchi che fanno sono fantastici. Ovviamente ci sono delle spese di spedizione, ma sono fantastici i pacchi, sono profumatissimi. Io la busta ce l'ho in camera. Di solito le saponette le tenevo in camera, però con il caldo preferisco tenerle in bagno, perché ho paura che si squaglino. Questo è tutto, è una piccola, appunto, un piccolo video acquisto sulle mie prodotti della Lush. Ditemi se voi l'avete mai provata, se vi trovate bene, male. Io vado ad aspettare il corriere per i pacchi Amazon che speriamo arrivino oggi. Vi saluto e se siete alla fine del video vedete hashtag #io me le sapete.